Instant Future è un programma televisivo che parla di innovazione, della tecnologia che migliora la vita dell'uomo, del futuro prossimo che stiamo già vivendo. In un'epoca dove distanziamento è una parola divenuta di uso quotidiano, è quanto mai importante riuscire a essere collegati. Distanti sì, ma connessi, per portare avanti le attività di tutti i giorni e per coltivare i rapporti interpersonali. E in questo la tecnologia ci dà una mano. Il lockdown ha aperto gli occhi anche a chi ancora non se n'era reso conto. Una rete in fibra ottica che garantisca una connessione stabile e veloce è indispensabile per un paese che voglia essere competitivo e all'avanguardia e che voglia offrire servizi al passo con i tempi. La possibilità di essere collegati con il mondo ormai non è più solamente un'opportunità, ma per molti è una vera e propria necessità. Una testimonianza dell'importanza di una connessione in fibra ottica arriva dalla cooperativa Acqua Cheta di Forlì, che si occupa di accoglienza di migranti e inserimento lavorativo di disabili ed ex richiedenti asilo. Dunque, la fibra per i ragazzi che vengono accolti nelle strutture di accoglienza per richiedenti asilo è fondamentale soprattutto per la fase iniziale, che è quella di comunicazione tra i ragazzi e le loro famiglie una volta che risiedono qui in Italia. La sera è un appuntamento fondamentale, parlare con i propri cari, con i propri parenti, e avere una connessione molto valida aiuta la connettività simultanea di più utenti senza creare problemi. Però aggiungo che è fondamentale anche per tutte le altre attività che sono legate ai corsi di italiano che si possono fare online, e soprattutto aggiungo le attività dei nostri operatori che si muovono con dei tablet, con degli smartphone per andare a monitorare la situazione dei documenti sia dal punto di vista sanitario che da quello giuridico dei ragazzi, per tenerli aggiornati per arrivare al fatidico permesso di soggiorno e alla regolarità dei documenti e quindi alla loro permanenza qui in Italia. Una necessità, quella della connessione, ancora più tangibile nel periodo di distanziamento fisico che stiamo vivendo. Spero che non ci siano nuovi lockdown, dovessero esserci o comunque anche delle forme di quarantena, avere una fibra che ci consente queste velocità e questa facilità di connessione chiaramente ci agevola molto la vita, su questo non c'è dubbio. Mi augurerei che fosse per tutte le strutture che abbiamo qui a Forlì e anche nel territorio, perché veramente a questo punto sarebbe per noi molto più semplice garantire il servizio, ma aggiungo essere contemporaneamente tutti in rete senza grossi traumi. A Forlì il piano di Open Fiber prevede di cablare tutte le unità immobiliari del territorio, come spiega la field manager della città romagnola, Rossana Bonfitto. L'investimento di Open Fiber a Forlì è di circa 15 milioni di euro e prevede il cablaggio in FTTH di 43.000 unità immobiliari. Ad oggi abbiamo già predisposto 470 km di infrastruttura e il progetto intero prevede la posa di cavi in fibra ottica per più di 1000 km. Appena abbiamo iniziato a lavorare in città abbiamo ricevuto già le prime richieste di informazioni, di tempistiche. I cittadini sono stati molto contenti del nostro arrivo in città. Durante il periodo di lockdown ci siamo resi conto dell'importanza di avere una connessione ad alta velocità. I cittadini forlivesi hanno potuto utilizzare la fibra ottica per lavorare da casa in smart working, oppure per seguire la didattica a distanza o semplicemente per rimanere in contatto con i loro cari. È vero che esiste un uomo ragno che combatte contro l'inquinamento e la plastica? Non te ne andare, tra poco la risposta! Il Covid è un virus dalle conseguenze imprevedibili. Su alcune persone non provoca alcun sintomo, per altri si manifesta come una brutta influenza e per alcuni, purtroppo, può avere esiti gravissimi. I soggetti più vulnerabili sono sicuramente gli anziani, gli immunodepressi e le persone con patologie croniche. Ma c'è un fattore di rischio molto importante da non sottovalutare, ed è quello dell'obesità. Uno studio dell'Università del North Carolina ha calcolato che le persone obese hanno un rischio più che doppio di ospedalizzazione per Covid-19 rispetto ai normopeso. Il 74% di probabilità in più di finire in terapia intensiva e un 50% di probabilità in più di morire. Un fattore che non può essere sottovalutato,
alla luce del fatto che l'obesità colpisce ormai il 13% della popolazione mondiale. Anche un rapporto pubblicato sulla rivista Lancet indica l'obesità, insieme all'iperglicemia e alla cattiva alimentazione, come fattori di rischio per il Covid. Ma cosa possiamo fare per difenderci da questa tempesta? A parte le norme igienico-sanitarie e di distanziamento con cui tutti conviviamo da mesi, ridurre l'inquinamento delle nostre città e curare maggiormente la nostra alimentazione sono un buon modo per limitare i rischi causati dal virus. Le soluzioni non mancano, anche in tempi di Covid, da servizi di food delivery salutari come Nutribise e Cortilia, a soluzioni studiate per la perdita di peso, come quella proposta da Formula 12, che con i suoi Shock Box, in vendita sul sito web www.formula12.it, permette di perdere peso in pochi giorni senza nemmeno uscire per fare la spesa. Il box infatti arriva direttamente a casa e, abbinando a soluzioni come questa anche un po' di allenamento, magari seguendo qualche lezione online, si può ritrovare un po' di forma fisica per affrontare meglio non solo il Covid, ma anche i semplici malanni di stagione. Partecipare a concerti in tempi di Covid non è semplice, tra obbligo di mascherina e distanziamento. E così una soluzione originale arriva dalla rock band statunitense dei Flaming Lips. La band ha pensato di fornire agli spettatori delle enormi bolle di plastica trasparenti all'interno delle quali potranno assistere ai loro show in totale sicurezza. Gli Space Bubble Show, come sono stati ribattezzati, sono sicuramente efficaci per il distanziamento e, a giudicare dalle immagini, sono anche divertenti. 80 watt di potenza per ricaricare in soli 19 minuti una batteria da 4000 mAh. Il tutto in modalità wireless. Sono queste le caratteristiche del Mi Wireless Charging, il nuovo caricabatterie di Xiaomi. In un videotest, l'azienda ha mostrato che in un solo minuto la batteria di un Mi 10 Pro si è ricaricata del 10% e in 8 minuti del 50%. Così, l'azienda cinese, che non ha ancora comunicato quando il nuovo caricatore sarà messo in commercio, si prende il primato nel campo della ricarica veloce. È stato stabilito il 10 ottobre 2020 il nuovo record mondiale di velocità per un'auto di serie, arrivata a toccare i 532,7 km orari. La supercar americana da 1700 cavalli SSC Tuatara, nome ispirato a una lucertola neozelandese, ha messo la freccia e ha letteralmente polverizzato il primato precedente di 490 km orari, che apparteneva alla Bugatti Chiron. A compiere l'impresa il pilota britannico Oliver Webb, che ha guidato su una strada statale nei sobborghi di Las Vegas per un tratto di circa 10 km, per l'occasione rigorosamente chiuso al traffico. Webb ha guidato in entrambe le direzioni di marcia, come prevede il regolamento, al fine di azzerare gli effetti dell'usura del manto stradale e del vento, che può rallentare o dare più velocità all'auto. Nella direzione di marcia più favorevole, la Tuatara ha raggiunto i 532,93 km orari, misurati per mezzo di un sistema GPS. Nella direzione opposta si è fermata a 484,53 km orari. La media fra le velocità nelle due direzioni, pari a 508,73 km orari, è valsa alla Tuatara il record di velocità per auto di produzione. Un record che, secondo il pilota, potrebbe essere addirittura migliorato in assenza di vento. Fondata nel 1998, l'americana SSC, che sta per Shelby Supercars, si è fatta conoscere in tutto il mondo nel 2007, quando la Supercar Ultimate Aero stabilì il record di velocità per auto di produzione con 412,28 km orari, primato che è stato demolito dalla Tuatara, che verrà prodotta in edizione ultralimitata, appena 100 unità. Creata dalla penna di Jason Castriota, designer statunitense con un passato alla Pininfarina e alla Bertone, grazie a un alto coefficiente di resistenza aerodinamica e a un telaio e una carrozzeria in fibra di carbonio, la supercar americana può contare su notevoli doti stradali.
nominati i giocattolo del secolo nel 1999, i Lego, ancora oggi, sono tra i più gettonati e amati da bambini e ragazzi. Ora, Fondazione Lego ha prodotto dei mattoncini compatibili con quelli esistenti, i Lego Braille Bricks, realizzati in modo tale che le parti in rilievo corrispondano a lettere e numeri in Braille, per aiutare i bambini ipovedenti ad imparare a leggere giocando. Ogni kit contiene oltre 300 mattoncini che comprendono l'intero alfabeto della lingua scelta, i numeri, i simboli matematici e i segni di punteggiatura. C'è una canzone che vi torna sempre in mente, ma non ricordate il titolo? Grazie alla nuova funzionalità lanciata da Google, potete scoprirlo in pochi secondi. Basterà accedere all'app di ricerca di Google, toccare l'icona del microfono e a seguire il nuovo pulsante «Cerca un brano». Fischiettare o cantare il motivetto che avete in mente. E il gioco è fatto! Questo nuovo sistema basato sul machine learning è già disponibile su tutti i dispositivi Android. È vero che esiste un uomo ragno che combatte contro l'inquinamento e la plastica? Vero! In realtà, l'uomo ragno in questione si chiama Rudy Hartono e lavora in un caffè indonesiano. Da tempo cercava di sensibilizzare i suoi concittadini a raccogliere i rifiuti da strade e spiagge, ma con poco successo. Poi, l'idea del costume da Spider-Man. Da quando lo indossa, la gente lo segue. Ora la sua missione va avanti, anche perché si sa, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Contro la plastica ormai è una battaglia globale che si arricchisce ogni giorno di nuovi tasselli. Uno di questi è la decisione di Amazon di mettere al bando in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea in cui opera tutti gli oggetti in plastica monouso e quelli realizzati con plastica oxodegradabile. A partire dal 21 dicembre sul sito di e-commerce questi oggetti non saranno più in vendita. Nello specifico, la messa al bando interesserà prodotti come cotton fioc, posate, piatti, cannucce, bastoncini per palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. Questa iniziativa si unisce tra le misure ambientali intraprese dal colosso di Seattle, che si è impegnato a raggiungere la carbon neutrality entro il 2040 e il 100% di energia rinnovabile entro il 2025, oltre a portare tutte le spedizioni a zero emissioni di CO2. La messa al bando, promossa da Amazon, è ancora più importante in tempi di Covid. Secondo un'analisi della Corte dei Conti europea, infatti, la pandemia ha provocato un'esplosione del consumo di plastica a causa di un progressivo aumento dell'usa e getta. E ad aggravare la situazione, la presenza di numerose discariche illegali di materiale plastico, dove molto spesso i rifiuti non vengono smaltiti, ma reintrodotti sul mercato in uno stato potenzialmente tossico. Ecco perché è importante agire e agire in fretta, per la salute di tutti e per quella del pianeta. Vanno in questa direzione lo stop all'utilizzo di borse di plastica entrato in vigore a New York nel mese di ottobre e la messa al bando di bicchieri e palloncini decisa dall'Italia. Non solo. L'Europa, con una direttiva comunitaria, ha stabilito il divieto di vendere piatti, posate e cannucce di plastica. Divieto che entrerà in vigore entro il 2021. Piccoli passi, ma che vanno nella direzione giusta. I piccoli passi sono importanti, ma non bastano. Servono un cambio di paradigma e una nuova mentalità a livello globale per garantire un futuro sostenibile a noi e al nostro pianeta. Appuntamento alla prossima puntata!